Gli obiettivi non possono essere solo collegati al portare in Italia nuovi trofei. Noi dobbiamo essere impegnati in un percorso che è molto importante, un percorso di rilancio, un percorso che permette agli italiani di continuare a coltivare quel sogno meraviglioso che genera tanto, tanto entusiasmo, ed è quell'entusiasmo che ha dato davvero grande spinta ai nostri ragazzi, alla nostra squadra, per centrare un obiettivo importante. Quindi il percorso che porta a centrare il trofeo, o uno dei trofei, credo che sia il modo migliore per sentirsi impegnati nel vivere nel miglior modo possibile il nostro gioco. Voi sapete che la nostra federazione è sempre stata una federazione aperta, una federazione sensibile. Ecco, questa sensibilità non potevamo metterla in disparte nel momento in cui alcune ragazze hanno voglia di praticare questo meraviglioso gioco e quindi inseguire il loro sogno. Noi siamo stati subito disponibili, le stiamo aspettando e metteremo a disposizione formatori e insegnanti che possono comunque far conoscere la cultura italiana, la lingua italiana, nella speranza di poterle inserire in qualche club e farle giocare e divertire, inseguire davvero il loro sogno.